c'era l'usuli, c'era la luna, c'era la crozza e l'ubarculi, c'era l'umari, c'era la figlia, c'era la cervo e la caniglia, c'era l'uletto, c'era l'amante, c'era l'argento e i diamanti, c'era la rosa, c'erano i fico e c'era chi duca non vi dico, c'era magari la valumeggia che riscurreva con la beggia, c'era la vota, c'era cucera, c'era non succita cioccolatera, c'era la vota, c'era cucera, c'era non succita cioccolatera, c'era la vota, c'era cucera, c'era non succita cioccolatera. Speria TV, bentrovati. Saluti, un abbraccio a tutti dal Parco dei Calabrozzi qui a Lappano. Ah, sono stanco, è colpa della carriola. Seconda puntata di C'era una volta. Mamma mia. Ogni venerdì su Speria TV, canale 18, alle ore 21:15. Avete visto che bell'inizio oggi, eh? Che vi ho fatto trovare? E mo' me la faccio una tarantella! Stavo scherzando! Allora, c'era una volta, gli fate una volta! La musica è una volta, i sapori è una volta, perché all'interno della nostra puntata ci sarà anche la preparazione di un piatto tipico calabrese che oggi vi assicuro abbiamo una cuoca e un piatto d'eccezione da presentarvi. Come d'eccezione sono i nostri amici che ci hanno raggiunti qua al Parco dei Calabrotti da Chiaravalle, il gruppo Musica e Tradizioni. Mo li fermo però, eh. Basta! Fatevi un applauso subito, veloce. Vai, allora iniziamo a presentare i nostri amici che vi dicevo si chiamano Musica e Tradizione, vengono da Chiaravalle in provincia di Catanzaro. Inizio dalla più vecchiotta qui che si chiama
Martina. Martina. Martina, ci può che fa così. Hai più vecchiotte sei. Martina, bene, andiamo avanti. Giuseppe. Giuseppe che suona il tamburello. Salvatore. Salvatore all'organetto. Roberto, lira calabrese. E si cangia però, mo scendendo. Questo euro sa, lì che mi suona ci. Magari ritornasse a suonare come dico io. Vabbè, lasciamo stare. A Natale poi, con la zambugna, come ti chiami? Vito. Vito, bene. La nostra... Come non è vero? Cioè, dice che non è vero. Come ti chiami? Vito, Vito. Si chiama Vito Damiano. Vito. Vito Damiano? Sì, sì. E vabbè, per accorciare. Noi lo chiamiamo Damiano. Noi lo chiamiamo Damiano, ma in realtà si chiama Vito. E forse Vito non le piace, e Damiano non le piace, dice. Come ti chiami, Vito? Vito. Ok, Damiano, ciao. Dai. Ci vediamo. Che suona questo strumento tradizionalistico? Come? Bello questo strumento. Sì, lo strumento tradizionale per eccellenza, la famosa zampogna. Adesso che arriva, sta per arrivare Natale, diciamo che tu vai a suonare nei paesi. Ci sono gli zampognari che vanno nei paesi ad allietare un po' gli abitanti con la zampogna e pipita. Sempre. Pure la pipita suoni? Sì. Io che vuoi fare la pipita? Dalle mie parti dice che vuoi fare la pipita. Uno che parla troppo dice, io la miseria che vuoi fare la pipita. Forse per via del fatto che c'è quel suono molto stridolo, la pipita. Dolce. Ti chiami Damiano, stati zitto. Oh, e invece conosciamo la nostra amica. Marianna. Marianna, carissima, allora tutto bene. Voi venite da Chiaravalle, dicevo bene. Sì, sì, da Chiaravalle, Chiaravalle Centrale. Allora, raccontateci un po' di questo gruppo, perché ci sono gli amici che sono a casa, gli amici di C'era una volta che vi stanno seguendo sul canale 18 di Esperia TV, che sono curiosi di sapere un po' qualcosa su questo gruppo. Allora, Musica e Tradizione nasce dalla voglia di aggregarsi, dalla voglia di aggregazione di cinque amici che hanno condiviso un pezzo di storia comune che ci ha portato appunto a scegliere di stare insieme, di condividere valori, sentimenti, amicizia, musica e tutto quello che verrà e che è venuto. Musica e Tradizione praticamente raccoglie testi antichi, alcuni testi anche nostri, che vengono riarrangiati in chiave moderna, con l'utilizzo però di strumenti della tradizione, quindi della zampogna, dell'organetto, del tamburello e della lira calabrese. Strumenti che comunque sono alla ribalta nei giorni d'oggi. Perfetto, dicevo, al di là di quello che è il genere musicale che voi fate, hai detto una cosa molto importante, perché anche per suonare insieme bisogna stare bene insieme, quindi ci deve essere un ottimo rapporto tra i componenti di tutto il gruppo, l'amicizia che è alla base un po' di tutto. Marianna, vado un attimo a trovare Salvatore che mi sta guardando storto, scusa Maria. No, Salvatore, volevi dire qualcosa? No, mi sono impaurito un po'. Mi sono spagnato un po'. Ha già detto tutto Marianna, comunque. Io sono Marianna. Lei parla abbastanza, quindi. Ho notato. Io sono Salvatore, sono l'organetto, sono maestro d'organetto, insegno a Chiaravalle, sono il presidente dell'associazione. Avete proprio un'associazione? Sì, un'associazione musica e tradizione. E quindi vengo da una famiglia che suona da tanti anni, quindi mantengo la tradizione. E cerco di tramandarla ai giovani che frequentano la scuola. Beh, fate bene, perché diciamo che un po' le nostre vere tradizioni si stanno un po' perdendo, anche se devo dire che per quanto riguarda la musica popolare forse non è così, perché negli ultimi anni c'è stata una rivalutazione proprio della musica nostra tradizionale popolare, che non me ne voglia qualcuno che sta seguendo, io dico forse un poco esagerata, perché ormai pare che in ogni paesino si sia composto, formato un gruppo di musica popolare. Chi riesce a prendere quattro accordi riesce a stonare non eccessivamente, forma un gruppo e si mettono a suonare. Quindi questo dovevo dirlo, perché io ti chiuso di fetta, come via dico, Salvatore, capito? E fate bene. Noi non ci siamo improvvisati, noi suoniamo io almeno da 30 anni che suono, pure 35 anni, porto la tradizione di mio padre e di mio fratello che suonavano, addirittura una sorella, quindi non siamo improvvisati,
portiamo la tradizione avanti da molti anni. Allora attenzione, non mi riferivo a voi, cioè dicevo no, perché se tu come no, tu me lo stai ripetendo no. Dici, ma chi se non è che dici a me? Volevo sottolineare. No, ci mancherebbe. Solo sottolineare, punto. Ci mancherebbe. Allora facciamo una cosa, abbiamo dato inizio a questa seconda puntata di C'era una volta. Voi sarete con noi, insieme a noi, per tutta l'intera puntata, quindi ci vediamo dopo. Però siccome devo andare a vedere, c'è un cavalluccio che ho sentito che sta lamentando, no? Devo andare a vedere che cosa c'ha. Se mi fate andare a tempo di quella bella tarantella che stavate facendo prima, io vado a vedere la ciuccia. E avete partorita, compari? Ah, mia! Che così vado allegro allegro. Uno, due e due e mezzo. Amici carissimi, c'era una volta, moglie, su italiano quando t'ha studiato, eh? Non cominciare, che mi fai fare se figurelle. C'era una volta, si chiama la trasmissione, non c'era una volta. Siccome c'era una volta, sono due cose differentemente diverse. C'era una volta si chiama. Ma oggi, per piacere, oggi state quieto, quieto, perché se no te meglio uno scafo un tromusso che ti faccio girare come uno sommolo. Sì, signor Busa, però adesso sia. E allora, amici che ci guardate su Esperica TV. Esperia TV, siamo arrivati al momento udito di oggi, udito calabrese. E mo vuol dicimo, casi un buon dicimo, che dito è? Ah, è come se simpatico c'è. Dice sul dito. Allora, il dito di oggi, chiù all'isciugato e chiù arrizza l'upido. L'ho trovato su Etto. L'ho trovato su Ethernet. Tu per due? Su Ethernet, sì. Vedi che Ethernet fanno male, che sono cancerogene. Ah, c'è su buon computer l'hai trovato. E che vuol dire? Più lisci il gatto e più gli si drizza il pelo. Mamma mia, ha studiato fuori, moglie, come parla italiano, oie! Il significato sa qual è? No, io non ci arrivo, non lo capisco, no. Allora te lo spiego io. Amici di Cerenabot, significa che più all'isciugato più arrizza l'upido, che una persona più la tratta bene e più ti si rivolta contro. Bra, bra,
brava Guglielmo. Grazie, grazie. Ti è piaciuto, certo? Dici che aiuta buona. Una scheggia, moglie. Se facciamo tutte le puntate della maniera, capaci che non è prima di arrivare la polizia e quelli carabinieri e ne giurano. Che vuole sedere, perché io non ne saputo parlare. No, ci mancherebbe, si è andato una scheggia. Allora salutiamo, eh. Amici, c'è una volta. Non lo dice come vuole, tanto bene. E vi ringrazio per tutto l'affettamento che dimostrate. Compresa l'affettatrice pure. Arrivederci a tutti e grazie. Ne vediamo alla prossima puntata. Non si può dire. Ciao, ciao, ciao da non lo dice. Ma te curca, Giva. Rieccoci qua, siamo sempre al Parco dei Calabrotti per la seconda puntata di C'era una volta e sono ancora con i nostri amici Musica e Tradizioni che ci hanno raggiunti, come vi dicevo, all'inizio puntata da Chiaravalle, provincia di Catanzaro. Allora, Marianna, che cosa ci fate sentire adesso? È un pezzo, un brano della tradizione, riarrangiato da più gruppi negli ultimi anni e riarrangiato da noi oggi in questo modo. E qual è? Non ce lo vuoi dire? Guarda, alcuni lo chiamano Yumbusedu, altri Titinghi. Lascio a voi la scelta. E Titinghi tikitidi, e Titinghi tikitida, quello è. Esatto. E Titinghi tikitidi, e Titinghi tikitida. Ok, musica e tradizione. Oh,
Eccoli qua, musica e tradizione. Amici di Cerannavota, rimanete con noi perché adesso andremo a vedere il gioco tradizionale, il gioco popolare che ci ha riservati per questa seconda puntata Pietro Turano con la sua accademia. Secondo appuntamento di Cerannavota con l'amico Pietro Turano e i suoi giochi tradizionali. Come vi dicevo nella prima puntata, Pietro è il presidente di questa Accademia dei Giochi Tradizionali, che è un'accademia che si muove non solo sul territorio regionale ma anche al di fuori e porta quelle che sono le tradizioni, in particolare quelle dei giochi di una volta, in giro per il mondo. Pietro, qual è l'importanza, volevo sapere per te, di questi giochi che tu proponi? Il gioco è sempre attuale, oggi c'è un modo di giocare diverso, però giocare è utile alla persona, fa crescere bene. Noi abbiamo pensato di recuperare come Accademia, io insieme ai miei amici, questi giochi che sono completi, sono giochi che presuppongono anche la capacità di realizzarli alcuni giochi. Noi vedremo durante questo itinerario che tu stai proponendo in modo veramente bello, questo è utile anche, vedremo come molti giochi vanno costruiti, vanno creati, perché questi giochi non si compravano nei negozi come si usa oggi e si spendono soldi, si creava con del materiale. Il gioco di oggi, che mo lasciamo un po' di suspense, dopo vediamo qual è il gioco di oggi, vediamo di che cosa occorreva, quali erano i materiali che occorrevano per questo gioco, che erano materiali comunque recuperati nella zona, diciamo. È questo che volevo dire, che è il fatto che una volta questi giochini, la maggior parte di questi giochi si facevano con materiali che si avevano in casa, che si avevano senza andare a spendere dei soldi per realizzarli. A volte forse magari si faceva a gara alcuni di questi oggetti a chi li realizzava meglio. C'era anche questo, chiaramente, e questo presupponeva anche l'aiuto degli anziani che aiutavano il bambino nella realizzazione del gioco. E quindi era anche utile per questa integrazione generazionale, l'anziano poi che giocava lui stesso, perché non è vero che ieri si stava peggio, ieri c'era molta più socialità rispetto ad oggi. Si stava meglio quando si stava peggio, infatti si dice. Si stava peggio. Ieri le persone anziane, nei momenti che avevano rari di libertà, perché i lavori erano molto più duri, certo, nei momenti liberi giocavano con i bambini. Oggi noi grandi giochiamo poco con i bambini, quindi offriamo tante cose ai bambini, però non gli diamo la partecipazione al gioco, la partecipazione, non stiamo insieme a loro oggi. Ma in effetti questo volevo dire, che molte volte si dice che i giovani siano attratti ormai da computer, da telefonini e cose, però forse molti di noi non fanno niente per poterli portare su una strada diversa da quella che è le nuove tecnologie, che sono quelle che vanno per la maggiore. Perfetto, oggi non hanno scelta i bambini, hanno una via, una sola via, ed è obbligata. Hanno un computer, ne hanno uno per uno, il cellulare, hanno la PlayStation, hanno tutto quello che vogliono, non hanno altre possibilità, non c'è nessuno che gli offra la possibilità di giocare all'aria aperta, che secondo me sarebbe molto più utile, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista della socializzazione, dell'integrazione, molto più utile, però non glielo propone nessuno. I bambini fanno quello che subiscono anche il modo di fare di oggi. Bene, allora Pietro, andiamo a quello che è il gioco che presentiamo oggi nella nostra puntata. Io vedo che hai in mano proprio il gioco in questione, e che lo ricordo, insomma, da quando ero bambino anche io, insomma, che era uno dei giochi che si faceva quando, ripetiamo, non c'erano i computer e i telefonini. Ho fatto un problema, so qual è, che pure i grandi stiamo con il telefonino, non solo i bambini, i grandi stiamo pure con il telefonino, siamo travolti tutti, è vero, ci sta bene un po' a tutti questo modo di fare, quindi siamo un po' comodi, stiamo comodi. Allora, il gioco di oggi è un altro dei giochi classici. L'altra volta abbiamo proposto la trottola, un show.
sommolo, che sono dei giochi tecnici pure, diciamo un po' più difficili da fare perché presuppongono un minimo di allenamento, non si possono improvvisare. E quello di oggi è il cerchio, in dialetto uruegiu o uruello a secondo della zona, uruello o uruegiu, ed spieghiamo cosa serve. Praticamente serve un cerchio, ma lo facevano gli antichi romani, e questo cerchio lo chiamavano il trocus, che era spinto dalla clavis, che è questo manubrio. Ma i romani non avevano dei cerchi saldati, non avevano, negli anni 60 lo facevamo con i cerchioni di bicicletta, usavamo, sì. Perché era quello, probabilmente nell'antica Roma, probabilmente nelle società antiche, trovavano dei cerchi, non lo so, qualcosa che comunque c'era in giro, e cosa bisogna fare? Bisogna farlo rotolare per terra, spingendolo con questa verghetta ricurva. Questa verghetta ricurva che è è il manubrio, che è il volante, quello che guida il cerchio, poi lo possiamo vedere. E poi si possono fare delle vere e proprie evoluzioni, perché i giochi sì, si possono riuscire a fare in modo semplice, però poi si arriva a delle cose più sofisticate, come abbiamo visto con lo sciumolo, certo, che si può prendere sulle mani. Anche con questo gioco si possono fare delle vere e proprie evoluzioni a secondo della bravura. Con un po' di fantasia e di bravura chiaramente si può. E di allenamento pure, perché ogni cosa, certo, ci vuole sempre preparazione. Anche nei giochi bisogna prenderli seriamente, bisogna farli con la dovuta applicazione. Senti, anche oggi ti sei portato due amici dell'Accademia, giusto? Due amici dell'Accademia. Ci faranno vedere come si gioca a Cruruad. Certamente, certamente. Facciamo rivenire qui così li salutiamo. Due amici con i quali condivido, noi stiamo andando in giro in tutta Italia, siamo andati al nord, siamo andati quasi in tutte le città, perché è unica questa accademia a livello nazionale, non ce ne sono tante, c'è qualcosa al nord, a Verona, però in genere, e quindi ci chiamano un po' dappertutto per andare a proporre questi giochi nelle scuole, nelle piazze, dove serve. Bene, allora salutiamo Perugino. Salutiamo Perugino, che è venuto oggi qui a darci dimostrazione. Tu come lo chiami? Ruaggiù. E salutiamo anche Ruggero. Ruggero, grazie. Grazie Ruggero. Sono anch'io, faccio parte di questa accademia. Però io non sono l'esperto, io sono quello che praticamente da una mano, giudice, mi piace tanto giocare con i bambini, per cui è un modo di passare il tempo anche per noi, e per questo motivo ha avuto anche il successo, perché se le cose si fanno con passione sicuramente riescono. E lo dico sempre, tutte le cose che si fanno con passione sicuramente riescono meglio. E allora attenzione, perché adesso vi stanno guardando un po' da tutta la Calabria, a parte della Sicilia. Facciamo bella figura, mi raccomando Ruggero. Speriamo. Questo ruolo non è cangiuo picchia, se mi fa cangiuo picchia. No. Allora, voglio dire, c'era un ragazzino di Paterno che riusciva con Cruruaggiù a fare delle evoluzioni pazzesche, era proprio invidiabile. Forse abbiamo anche qualche filmato di questo qua fatto da noi. Vi ricordate il nome? Il nome no, però lo chiamavano il Maradona. A quei tempi, qualche anno fa, c'era ancora Maradona, il Maradona d'Uruggio, perché era proprio... Stai parlando di tanti anni fa? 15 anni fa, 20 anni fa. 2006-2007, chissà, ci sta sedendo magari e vuole venirci a trovare in qualche puntata. È grandicello, e vabbè, magari va Ciucciano, però. Perfetto, allora se siamo pronti possiamo dare il via, così facciamo vedere i nostri amici. Uyo Kuduru. We'll be right back.
è partita sola, vi giuro che io non ne ho fatto niente. Pecora su po' cartello mi ballava, a un certo punto io visto che ha cominciato a si muovere, pecora su po' cartello a ballava la tarantella. Bene, allora Salvatore, avvicinati per piacere, volevo sapere se qualcuno dovesse come dire contattarvi, voi che fate, allietate anche nelle le feste di piazza, suonate nelle feste di piazza? Sì, facciamo piccoli eventi di piazza e tutto.
Avete un vostro sito, una pagina Facebook? Abbiamo una pagina Facebook che si chiama Musica Tradizione. E quindi ci sono i vari contatti telefonici. Quindi se volete contattare i nostri amici di musica tradizione. E tradizione, potete andare su Facebook, sulla loro pagina potete tranquillamente contattarvi. A proposito di internet, che volevo dirvi, una cosa molto importante. Dico Vito, ma ti chiama Vito Damiano? Vito. Vito è più corto, ci risparmi un sacco di tempo con voi. Ci risparmi, eh? Che stavo dicendo? Ai nostri amici che ci stanno seguendo in televisione, se avete parenti, amici in tutto il resto del mondo, possono seguirci su www.esperia.tv. Voglio, ditelo pure voi in giro, no? Su www.esperia.tv possono seguire la nostra trasmissione in tutto il mondo. Grazie. Ci vediamo dopo. Vito o Damiano? Vito. Cavolo. Buonasera. Buonasera da nonno Ciccio. Oh, ci state qui a cominciare? Se ci sono, ci sono. Se ci sei, però è capace che te ne mando. Ti voglio bene, amore. È stato questo quieto. Come va bene? Sì. Come vogliamo? Siamo buoni, come l'altra volta. Come bene? Come bene? Buonasera. Buonasera. Tiriamo. Sempre a me tirare, se no si può rovinare sul tirare. Siamo rovinati. No, c'è che ti va a tirare una signora, tia, così mi ne libero. Minna però. Minna libero. Allora, ai con babani. Stavo a dire una cosa, com'era il suo caffè? Era un caffè, era eccezionale, una cosa fina, proprio indovinatissima, per gusto, per la boccata, per tutto. Buono. È una cosa fina. Con babani, sei caffè, è lo meglio che c'è. Buono davvero. Io bevo solo vino, però non sei caffè, ogni tanto c'è libero. Ci va. Ci accompagna buono il vino. Ai, con papani, questa settimanella quale poesia potremmo fare? La poeta. La settimana passata abbiamo fatto l'analisi di Carminella, dove è uscito fuori tutto che è uscito fuori. Come valore. Che non si guarda! Ma te ne faccio fare una, te ne faccio sentire una simpatica, che te ne guarda proprio vicino. E basta, una volta, vicino, due volte. Stai zitto! A prima notte in nozze. A prima notte in nozze? A prima notte. Che tieni, c'è? Vedo che ti pigliano una cosa, ci. Prima notte di nozze, allora, oi, ci. Babatine, tu va. No, io sto luogo. Babatine, non mi fa fare questa figura. Babatine, che la prima notte non ci può essere. E che c'è di essere? Babatine, vattene. Vabbè, camminava sempre e se vai di tutto. Come vai? Che io mi ne vado. Non che prima. Vada con lo signore. Beh, arrivederci a tutti, da nonno Ciccio. E spero ti buco. Ciao. Vada. Signore mio. Finalmente. Come va bene? Prima notte, come faceva a fare stare due cacchis? Te ne ragione. Allora partiamo con questa prima notte. Che ricordo intenso che l'ha menato con babani, sa settimana. Ecco qua. Benvenuto al centro di Vaccarino. Fino là ci la salute, si unico Crugiaino. Proprio avanti alla locanda l'aspettava la padrona. Si chiamava zia Yolanda. Tira grossa bacchettona. Benvenuti a casa mia, dice e parla l'italiano.
mo vi faccio compagnia, assettate al divano. Mi ricordo. E si impilano la porta quasi come una pallone. E più grossa di una sporta, e da rete, e non trombone. Mi dispiace che è già tardi ed è chiuso il camino. Per mangiare, solo sardo, mise dentro il panino. Ma domani faccio lasagna, a così, prova la ricetta, che è venuta della Spagna e rovino là, c'è sette. Ah, e come? Mi l'ha data la comare e me l'ha raccomandato solamente da provare quando c'è nuovo arrivato. Non lo saccio che vuol dire, ma di certo è cosa nuova. Senza carne a divenire, né polpette e manco l'ova. Spero solo che mi riesce, ma se no, bella figura, io la faccio la rovescia e mi sento scura scura. Davvero? E così, mentre caparra, ce le proie a due panine. Tu osti forse più da sbarra che se mintare le tene. Ma la fama di Franchino, come che di Carmenella, è più grande di Nutino e più fonna in Agermello. Non c'è po'. Per fortuna, c'è Rubino che la mutta a mezza sola. Ma se no, che lo panino li restasse dentro la gola. Né di sopra né di sotto, né di lato o alla dritta. Tutto te sforzo dello liutta, me lo tuosto se ne sbritta. Mezzanotte è già passata, quando portano già la stanza. Per fortuna è deconzata con riguardo e con crianza. Ma le povere sposine oramai sono già stutate. Manco notano i lettini dalla tenda su scocciata. Come un'esce la padrona si ceietta nell'istante, e lo suono non perdona, mentre uiato è musicante. Se le sveglie non giotate, tanto funno hanno dormito, te non lo è che impastucciate, e assomigliano a uno scotto. Quando rapano la finestra e lo sguardo pappiccia, tutto pare una minaccia, pure la gente in mezzo alla veglia. Ma poi guardano lontano e vediamo una stesa d'acqua. Oi che cibbia di pantano, guarda, guarda come sciacqua. Dei giacchini meraviglia, lo marito e la moglie. Tutta s'acqua e c'è tua figlia, dai umara montagnera. Franchinè, tu dici giusto, è davvero troppo grande. Non c'è manco mezzo fusto di legname e né di canna. Gioventù, iamo scinnite, se fa sentire la padrona. Case no, ve lo perdete, su pranzetto da fortuna. Chi la strana mescolanza, che non conosce lo composto, ci la denchia nella panza e le menta presto a posto. Le fa senta come acerge quando cercano un giovrano. Siendo tutti stintinieggi, case stanno piano piano. Mo ci va una camminata, bella, lunga, in giù paese. A così, per la nottata, sono più freschi e belle tese. Ma c'è po'. Se ricogliano con diente, che ho la para manco vero, rido a tutti i quattro venti e poi mangiano leggero. Sistemata che la panza è già tutte salutate, finalmente, già la stanza, verso la stanza, si incamminano affiancati. Con la chiave chiusa la porta, c'è Franchino che si spoglia. Pare un cuollo non sopporta manco il peso di una foglia. Sì, sì, sì. Cannottiera, quazzettone, e non brachessini il bagno. Chi se tutto... Cannottiera, qua c'è il mio segno imbrogliato una pecca, perché è così. L'azione c'è il movimento. Tutto comba bene. Ti sei pure immedesimato, dici. Abito la ciccia che si spoglia, se ci siete in papini. Cannottiera, qua c'è tune, e non brachessini il bagno, fatti il grosso mullettone. Che isso è tutto lo castagno. Lo di sotto Carmenella è una vesta di fustagno. Cale parta della scella e l'arrivaro carcagno.
posa ietta sopra un lietto e s'alza la gonnella quasi fino sotto il pietto. E le mosce quanto è bella. L'occhio sgallano a franchino e incomincia a toccare come fosse un violino che con grazia a desonare. A desonare, sì. Si l'abbraccia, si la vasa, non ce la sa, non la piglia. Ai. Va girando ad ogni rasa mentre saglia ragioteca. Ai. E siccome non trova niente, già si sente sconfidato, assomiglia a un sergente che al comando si è scordato. Carmine, lo sai che dico? Che non saccio di ingegnare. Tu comincia dove l'eco, se te fate ci provare. E Franchino, volta e gira, ci riprova una giacota. Ma non dai una buona mera, e in giulietto si rivolta. Via, via, via. Carmine, stai sudando. Via, via, via. Stai sudando pure io. Me lo dici come fanno a trovare lo pio pio? Sì. Alla fine, tutto a fritto, Carmine, faccio un voto, ma non l'avevo nemmeno detto che una volta c'è riuscito. Per combinazione. È così. È trascorsa la prima notte, la fatidica prima notte. Un parlare niente, non mi ricordo una sudata, compare bene. Mamma che sudatona, una sudatona che pesciodeava di sudore, come bene, ma io l'hai descritta, ma tu l'hai vissuta, cosa meglio è mia, Meglio. Io l'hai passato io, tu l'hai passato scritturamente, ma io fisicamente, tecnicamente l'hai passato io, che va a fare, intanto ciccio mio, ed è così, erano pure altri tempi. Tante conoscenze di me, non vuoi vedere. Prima, una volta quando ti sposavi, una volta, non è che sapevi, avevi già visto e cosa. Andavi a scatola chiusa. E chi era il manicomio? Giustamente un po' ti a trovare, vabbè, lasciamo scegliere, salutiamo una cosa. Se continuiamo su passo testamento, capace che sforiamo. Ciao Carmine. E allora ne vediamo la settimana prossima, come va bene? Se Dio vuole, siamo ancora qua con una bella poesia. Sempre. Pigliata dove libri c'è giocà, dove libri c'è tua. Allora, amici dello spettatore, se avevo detto di Briciello, pure per un bello regalo di Natale è una bella idea. Scriveteci alla nostra mail, contattateci, che noi vi facciamo arrivare alla casa, alla casa c'è la voce, avete capito? Regalare un libro è una cosa bella, perché è una cosa che rimane. Regalo sempre le stesse cose, un libro non so lei, ci passa il tempo. Poi venne l'amico, ma che ti faccio vedere, la capienza, insomma. A cosa gira? È una cosa c'è la diversa. Beh, arrivederci, buona sera a te a tutti quanti. Come va bene? Noi ne vediamo la settimana prossima. Ciao, la settimana prossima. Baci, abbracciamenti a tutti quanti. Ciao, 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 ciao. Ebbene, miei carissimi amici di Cera Navota, eccoci giunti adesso al momento di conoscere la ricetta di oggi. Il piatto tipico di oggi. Beh, oggi lo facciamo con una professionista, quindi non abbiamo una persona così, Lo facciamo con Giulia. Ciao Giulia. Buonasera. Ringrazio Giulia per essere con noi, è una professionista, dico così perché lo è davvero, in quanto ha un ristorante che si chiama Mare Luna. Si trova a Rende, giusto? A Rogers di Rende, perfetto. Dove devo dire che si mangia veramente bene. Giulia oggi ci farà vedere che ricetta è, Giulia? Un trittico. Ma è difficile, già la parola, già trittico. Il baccalà in tre modi diversi, anche perché diciamo che il baccalà si
è molto versatile come preparazione, quindi per far vedere più o meno i vari modi abbiamo scelto questi tre tipi, ma ne esistono tantissimi. Vi assicuro che ce n'è un tipo che io ho avuto modo di mangiarlo, che con i pipi crusci. Quelli sono buoni. Che è veramente, veramente squisito. Allora, quali sono gli ingredienti per preparare questo trittico di baccalà? Allora, faremo un baccalà stufato in bianco con le patate, quindi useremo questo. Poi faremo baccalà in pastella con i pipi crusci, diciamo. Quindi verrà fritto in pastella e poi ce n'è un altro tipo che lo faremo con la zucca e le olive. Amanti del baccalà, adesso cominciate dalle mie parti, si dice a collare macande nel senso vi verrà l'acquolina in bocca sicuramente con questa bontà di questo trittico di baccalà. Allora Giulia, apriamo le danze e iniziamo. Ecco qua. Allora, facciamo così, iniziamo con due preparazioni contemporaneamente. Perfetto, così riduciamo i tempi. Quindi? Allora, quindi olio che sta vergine d'oliva e adesso la buonissima cipolla di Tropea. Quindi alziamo i fuochi. Se no quando fria sa ci porre, meglio che alziamo su fuoco. Ecco qua. Quindi iniziamo con l'infarinatura, perché faremo un'infarinatura veloce veloce, proprio così. Ecco qua. Mamma mia, mi sta venendo già la fame giù, come si fa? Però dopo spegniamo la telecamera. Sì. E prima che si raffreddi. Sì, secondo me prima che si raffreddi. Allora, gli raccontiamo una cosa. Questa qui, molto un'impalinatura molto, diciamo che si deve un po' impregnare il baccalà. Qui ho lasciato la pelle tutti perché deve essere accompagnato nella cottura, quindi togli la pelle poi si potrebbe sbriciolare troppo. Certo, certo. Accompagnato, che dopo accompagniamo noi, non ti preoccupare. Quindi diciamo che poi tutto sommato non sono ricette lunghe, molto veloci, sono veloci da preparare. Allora, ora ti faccio vedere qua, mettiamo anche un po' di olive. Qua mettiamo le olive. Se ti dispiace, se qui alla casetta dei Calabrotti ti rubiamo questa ricetta. Vuol dire che la prima volta che lo prepariamo ti invitiamo. Sì, ok? Va bene. Perfetto. Allora qui aggiungiamo un po' di. Dovremmo far finire un pochino la rotolatura. Fai tranquillamente quello che devi fare, proprio la procedura tranquillamente. Perché anche se ci rubiamo qualche minuto in più di spazio per quanto riguarda la ricetta, devo dire che ne vale la pena considerando il tipo di preparazione che stiamo vedendo. Sono delle ricette tipiche, poi il baccalà dovremmo mangiarne un po' di più, in quanto il baccalà è magro, cioè contiene per 100 grammi solo 1% di grassi. Vuol dire che la carne ne ha 20, la carne bianca ha 20 grammi di grassi. E il baccalà? Qua mettiamo l'acqua. Ah, qua ci va l'acqua. Qui invece mettiamo, mi serve un mestolo. Un mestolo 5 euro mi dovresti dare. Ah, puoi usare questo. Ah, perfetto. Le patate lesse. Guarda. No, basta come brucio un ristorante, che non è che puoi fare quello che vuoi, basta come ci sbambio. E mettiamo l'acqua di cottura. Delle patate. Sì, delle patate. In modo che creano come una cremina. Poi mamma mia, giù. Mamma mia. Beh, devo dire che insomma. E quindi alziamo di nuovo la fiamma in modo che loro iniziano a cuocere. Beh, chiaramente non essendo la tua cucina, insomma. A volte non sai dove andare. Allora, nel frattempo che succede? Loro cuociono, noi facciamo una pastella. Facciamo una pastella, ci sto. Le mettiamo.
Che cosa? Pastella fatta con... Facciamo 300 grammi di birra. 300 grammi di birra. Più o meno questo. Con... 200 grammi di farina. Ah. No, questa ricetta mi sa che... Questa me la rubi pure? Questa qua mi sa che pure salta, secondo me sì. Cioè questo qua praticamente... Molto veloce, molto veloce. Quindi questo qua... È una pastella semplice, semplice, che tu la puoi usare per fare le verdure, tutto. Solo che per il baccalà non bisogna salare. Non devi mettere sale. Perché è già salato di suo il baccalà, sì. Insomma, è normale. Non nelle patate nemmeno, perché comunque poi si uniscono... Il baccalà chiaramente si usa il baccalà già pronto, già spugnato. Sì, il baccalà va messo almeno 5-6 giorni in acqua e va cambiato spesso. Poi deve stare in ammollo. Allora, la dissalatura poi è anche a discrezione, c'è cioè chi lo mangia più salato e chi... Preferibile dissalarlo completamente perché fa meno male. E l'unica cosa che fa male del baccalà è il sale. Però un po' di sapore ci vuole pure, insomma, no? Sì, però... Lo so che poco. Il sale è da evitare, insomma, le cose molto salate. Questa pastella? Lo vedo, veloce. Sì. Baccalà, che mo' veniamo, Non ti preoccupare. No, sono tranquilli, ho controllato. No, stanno fanno i bravi. Proprio baccalà su. Agrumi. Perfetto, allora la pastella è pronta, Giulia. Allora noi iniziamo così, la mettiamo dentro. Ecco qua. La scoliamo un pochino così. Mettiamo a metterlo un po', vediamo se frigge troppo. Ecco qua l'olio, pare che sia anche lui alla giusta temperatura. Cambiamo. Questi sono pinzetti moderni. Questa pinzetta non sembra una pinzetta per le sopracciglia giganti, quella lì, capito? Così pigli. Beh, se poi volete assaggiare, scegliete. O andate da Mare Luna a Rogers Drain a mangiare questo baccalà buonissimo, oppure venite qui alla casetta dei Calabrotti. Vuol dire che per quella sera chiamerò Giulia e lo farò preparare a lei, giusto per essere più sicuri, insomma. È uno chef. È uno chef. Ok, così ha il tempo di cottura, sta un po' di più. In che senso? Che ne ho messo un po' di più in modo che bene no? Perfetto, intanto le altre due padelle stanno facendo, sì, stanno andate l'origano è la morte sua, infatti vedi come ha versato l'origano, hai visto che ha baciato la capa, è morto però. Quindi l'origano ci vuole, ecco qua. Sentiamo la cottura. Ecco, la cottura è così pronta perché abbiamo fatto i forchetti e quindi questi forchetti si sono fatti più velocemente. Anche quello è cotto? Sì, si stanno un pochino. Quindi ripetiamo che non hai usato il sale, vero? No, il sale non va usato nel baccalà. E la zucca? La zucca è salata, se no poi. No, dico la zucca quando serve. Questa la mettiamo tra un minuto proprio. Di orologio, diciamo. O di sveglia, insomma, è uguale. Svegliamo. Tra un minuto di sveglia o di orologio. Guarda che bella pastella. Guardate che bella baccalà. La pizza moderna non c'è nu granché. Non pizzica bene. Ecco qua. C'è un tipo di baccalà che si chiama Don Giovanni, classe A. Ah, il Don Giovanni, Don buono. Giovanni, ed ha un sapore eccezionale. È molto tenero, si cuoce molto velocemente.
Don Giovanni mio, mi è venuta una fame, un appetito, insomma, solo a guardarlo qui nelle padelle, che non vi dico. E il profumino che arriva, che non riuscite voi a sentire da casa. C'è mia moglie dall'altra parte dietro le telecamere che sta facendo. Mamma mia, che lei pure, no, lei pure benedica, danno appetito. Aggiungiamo la zucca qui, così continua la cottura della zucca. Ah, perfetto, allora aggiungiamo la zucca. Ah, la zucca com'è preparata? Con un po' di cipolla, solamente un po' di olio. Quindi olio e cipolla. E prezzemolo forse c'è. Il prezzemolo lo possiamo aggiungere adesso. Alla fine. No, no, pensavo fosse già nella zucca. No, non lo ah, bene. Allora, nella zucca ci sta bene il rosmarino. Questo l'abbiamo fatto. Mamma mia, fame, aiuto, fame. Siamo quasi pronti, eh? Quasi pronti con l'acqua in pastella. Quasi pronti, il baccalà in pastella è quasi fritto. La prova di cottura effettuata. Giulia, forse con questo ci siamo? Allora, questo è pronto, vediamo che ci ha fatto come una cremina. Vedi? Mamma mia, è pronto, sì. Vedi che sapore? No, il sapore lo vedo dopo. No, dopo. Assaggio tutte e tre io dopo, eh. Allora, mettiamo qua. Quindi il primo piatto è pronto. Mamma mia, com'è buono, si sente dal profumo. E questo è il baccalà che abbiamo chiamato stufato con patate. Mamma mia. Questa è la porzioncina mia, diciamo. Perfetto. Ecco qua. Questo possiamo spegnere. E intanto aspettiamo che... Allora, intanto togliamo il baccalà in pastella, che questo è cotto. Che poi ti dicono attenzione perché le fritture fanno male. Usaccio che le fritture fanno male. Ma le cose fritte sono le più buone. Vabbè. È quello il guaio. Ci andiamo a mangiare la polpetta. La polpetta com'è? È fritta. Però meglio una polpetta che c'è. Niente. Allora, nel frattempo che noi ancora in questo olio qua dove c'è stato il baccalà, ci mettiamo questi. Ah, ecco qua, i famosi pipi cruschi. Che devono andare proprio in modo veloce, che non devono essere... Non si devono... Eh beh sì, questi qua per che abbiano la giusta croccantezza... Non devi togliere troppo croccante questi. Perché si diventano croccanti dopo. Dopo, quindi il trucco c'è, insomma. Sì. Quindi? Quindi che giù? Togliamo. Sto male. Togliamo questo. Sto male. Andiamo di ripiglio. Sicuro, di ripiglio. Eccoli qua i nostri peperoni, un po' di sale. I nostri pipi cruschi, un po' di sale ci vuole. Ci va, purtroppo. No, che purtroppo. Allora, iniziamo, questo iniziamo a chiuderlo però, che ho paura di... la riprendiamo dopo. Allora, okay, perché... con fare il piatto di portata con... Perché, insomma, amici miei, insomma, sta pure preparando tre piatti diversi, un solo colpo. E così si sente il rumore di pipi cruschi croccanti. E ci aggiungiamo questo di sopra. Comincio ad aggiungere pure io tra poco. Dammi altri 10-5 minuti quando spegniamo le telecamere, che poi faccio vedere io che adagio, che va adagio. Qui invece stiamo continuando la cottura del baccalà con la zucca. È pronto anche quest'altro? Questo diciamo è una zuppa proprio. Una zuppa. Di zucca e baccalà con le olive. Ma mettiamo pure questo nel piatto di portata.
Non ti offendi se te la copio davvero, no? No. Giura? Giura. Giura? Giura. Ok, giurato. Tanto ormai abbiamo le riprese, posso mandare avanti e indietro, una volta registrato, mandava avanti e indietro, dice, ma che ci voleva più? Ma come ha fatto? Guardiamo come ha fatto. Vai indietro, scusa, no, 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 aspetta, ma qua che cosa ci ha messo? Vai indietro di nuovo. Eccolo qua. Ecco, qui ci siamo. Adesso, adesso facciamo una cosa, spostiamo un po' di cose, spostiamo un po' di cose. Ripuliamo tutto il nostro banco di lavoro e facciamo una magia, facciamo venire fuori una bella forchetta perché qua c'è da assaggiare assolutamente. E voilà! Eccola qua la forchetta, visto che è mago, dice la verità. Tutte e tre, che quale vuoi assaggiare? Che domanda mi fai? Che fai? Un po' di prezzemolo qua. Ah, ci vuoi prezzemolo? Scusa. Per colorare, no? Sì. Un po' di colore. Ecco, assaggio. Allora, facciamo una cosa, cominciamo ad assaggiare questo. Vediamo, possibilmente senza la spina, che se no... No, perché si mi affuca in diretta, capito? Non è una cosa bella in diretta. Dice, ma ti affuchi... Quando mi sono dato le telecamere, dice, vabbè, se muore, è morto, è morto, non l'ha visto nessuno. Vada a questo. Che buono. Come va di sale? No, ma tu di qui dove va? Aspetta. Un po' di patata. Un po' di... chi sta morendo? Dici che puoi dire di no, devi dire di sì. Ma questo va tagliato. Ma perché c'è una spina? Una spina. Scusa. Allora, questo devo fare un po' di lavoretto perché attento non ti brucia. Che brucia. Mamma mia. Un crusco mangio. Mamma mia, un fegato, sai come? Senti come croccante. Suona! Amici, c'è una volta, suona! Devo dire, guarda, non si parla quando uno c'ha il cibo in bocca, però mo sono costretto a parlare. Aspetta che qua... Ma cosa fate ancora? Quasi, ecco. Volevo dire, tutti e tre eccezionali. Quindi se le volete assaggiare o da Mareluna a Rende, a Croce di Rende, il suo locale, oppure alla casetta dei Calabrotti qui a Lappano. Che dice? Molto. Il prodotto, hai ragione. Il prodotto? No, non ho capito che vuol dire parlare solo, scemo. È così. Però visto che hai preparato questa squisitezza di questo trittico di baccalà, ti sei meritata un ottimo caffè, un se caffè. Ecco, lo volevo, infatti lo volevo chiedere perché guarda, da oggi che sono tre ore qua non ho mai fatto nemmeno un caffè. Arriva subito, te lo vado a prendere. Giulia. Grazie. Eccolo qua. Caffè. Pronto il tuo sei caffè, so che lo bevi amaro e fai bene perché se vuoi sentire il gusto del vero caffè lo devi gustare amaro. Poi io la bustina di zucchero ce l'ho messa pure, non si sa mai. Lo assaggio. Assaggio, te lo sei meritatissimo, devo dire. Amici, anche voi che siete a casa, che ci state guardando, se volete gustare un ottimo caffè dovete per forza bere un sei caffè. Se caffè anche in cialde, sia per uffici che per le famiglie. E poi se hai un ristorante, Gio, in questo momento non è che ti voglio dire che caffè usi, cioè abbiamo un ristorante, quindi se hai un ristorante o un bar, sei caffè, il caffè. Io lo consiglio perché è buono davvero. È buono, sì. Per te non c'è? Salutiamo, no, a me non me l'ha fatto. Facciamo una cosa, salutiamo, grazie per essere stati con noi, Giulia, grazie. Grazie a te per avermi accolto qui nella tua... Grazie, grazie, grazie a te, sei stata gentilissima e grazie soprattutto per averci fatto vedere questo trittico di baccalà che sono davvero tre specialità. E settimana prossima vedremo che cosa ci preparerà il nostro nuovo o nuova chef.
amici di C'era una volta, C'era una volta, la seconda puntata di C'era una volta, perché stiamo in conclusione, sempre qui dal Parco dei Calabrotti che si trova a Lappano, grazie per essere stati con noi. Vi volevo ricordare che andiamo in onda ogni venerdì alle 21.15 sul canale 18 di Esperia TV, e poi ditelo un po' a tutti se avete amici, conoscenti, parenti fuori dalla Calabria, che possono seguirci in tutto il mondo su www.esperia.tv. Allora, appuntamento a venerdì prossimo alle 21.15 per la terza puntata, per una nuova avventura di C'era una volta. C'era l'umari, c'era la figlia, c'era la cervo e la caniglia, c'era l'uletto, c'era l'amante, c'era l'argento e i diamanti, c'era la rosa, c'erano i fico, e c'era chi duca non vi dico. C'era magari la valumeggia che riscurrava cura beggia. C'era una volta, c'era cucera, c'era non succi da cioccolatera. C'era una volta, c'era cucera, c'era non succi da cioccolatera. C'era una volta, c'era cucera, c'era non succi da cioccolatera.